Ciao, Kera. Ciao, come sto? Sembro un fungo porcino. Come? Sembri un pulcino in mezzo ai fiori. È venuta l'estetista? Ah, Paola ha detto che ora viene. Paola? Ma non doveva venire Patrizia? Eh sì, ho detto Paola perché mi è venuto più facile. E adesso come faccio? Vabbè, non ti arrabbiare, amore, non ti preoccupare. Ho lasciato l'indirizzo in ufficio e la manderanno qui direttamente. Io intanto vado a dare disposizione alla cuoca perché stasera abbiamo a pranzo lo zio e figlio. Un'altra volta. Come un'altra volta? Ma scusa, amore, questo viene a pranzo e viene a cena, mi mette in una certa difficoltà a me. Ma che ce lo siamo adottati questo zio? Cretino! Ce l'ha con te. Cosa vuoi? Certo, cretino a te! Bene, scusa, sì. Sì, ti permetti di criticare me e lo zio Efisio dopo quello che abbiamo fatto per te. Sei tu, caro, che sei stato adottato. Sì, hai sposato una grande letterata. Sì. Fai parte di una grande famiglia. Hai in mano un impero. L'impero. Hai una carriera aperta in politica. E ti permetti di criticare me, lo zio Efisio? Ingrato! Ma amore, senti, io non... Bastardo! Scusa, ma perché ti arrabbi? Io volevo dirti che qualche volta mi piacerebbe, non so, rimanere solo con te e fare un weekend tête à tête. Che schifo! Che schifo! Ma onorevole! Io ti spappolo la milza. Che tritapalle rombichezzo che solo un santo come me se la può sopportare a questa. Ah, onorevole, ognuno ha la sua croce. Meno male che ci sono qua io, che le sono affezionato, che sono devoto, che sono... Un ricchione, cammina. Teo, vai a dattilografare il discorso che devo fare domani alla camera. Subito, onorevole! Volo! Armando? Santa Marinella! Armanduccio, coccolone! Che coccolone mi fa venire tu a me? Bello, bellissimo! Grazie, continua. Che carino qua! Anna, come hai fatto a trovare la villa? Chi te l'ha data l'indirizzo di qua te? La tua segretaria. Quella disgraziata pazza maledetta, la devo licenziare. Qua mi stanno, lei fratello, me. Sì, è proprio vero, è pazza. Comunque l'avevi dato tu l'indirizzo. Sì, l'avevo dato. Cosa vuoi per primo? Strozzapreti all'arrabbiata! Oh, senti, scusa, io prima nella foca al telefono non avevo chiesto, ma tu che stai a fare qua? Non dovevi essere a Milano a insegnare sesso? Sì, ma ho deciso di insegnarlo solo a te. Ah, grazie. Mi hanno licenziato e mi hanno trasferito. Ah, mi fa piacere questo. Pensi che ti avranno trasferito in qualche parte del nord, non so, l'isola d'Elba, Cagliari, Treviso, Udine. Sei di passaggio di qua? No, io rimango qua, perché sono sicura che mi troverai un altro lavoro, vero coccolone? Ecco, il coccolone, proprio il cocco. Fammi vedere. Hai visto i bonbon? Ah, amore, Virginia, quando dici bonbon mi fai arrapere da morire. Dimmi bonbon, dimmi bonbon. Bonbon. Ah, voglio fare l'amore, sotto l'ombrellone, i piedi, come i cani. Smettila, oddio. Chi era quella, tua moglie? No, no, è una pazza che gira dentro casa. Sicuro? No, non è mia moglie, che scherziamo. Ma se sono 15 anni che sei sposato. Ti dico, è mia moglie. Ma tu sei pazzo, lui mi vuoi vedere morto. Quello mi manda a fare il maestro elementare a Candela in provincia di Foggia. Vai in albergo, ti chiamo io, non ti preoccupare. Che? Ascolta. Che sentiamo, la musca adesso? Che era, succhimi l'orecchio, mi piace. E chi è questo burino? Tu? Io. Svegli! Ma che sei pazzo? Che mi vuoi rovinare a me? Allora, quella volta a Milano hai registrato tutto? Sì, e ne ho tante copie. Ma allora è un ricatto questo? Diciamo così. Ma non mi ama a me? Mi sei simpatico. Ah, che? Beh, io a Milano non conoscevo nessuno e quando tu sei venuto in visita ufficiale alla scuola mi hai fatto tenerezza e così siamo finiti a letto. E ci verrò ancora se vuoi. Senza registratore però, Onorevole, onorevoluccio, le ho scritto un discorso che è una chicca. Ah. Guardi, ora le leggo tutto il contenuto. Ma chi è questo? È una checca. Oh, la visaggista. Signora Virginia, la visaggista! No! Signora Virginia, la visaggista! Oh, maledetta! Signora la Virginia! Sì, oh. Chi c'è? Chi c'è? C'è l'ortofrutticolista, l'alpinista! La moglie di Giovanni Battista! C'è un... Ma chi c'è? Non so chi era, lo conosco. Ma insomma c'è gente non la presenti! Sì, amore, vieni che te la presento, dopo però! Ma la visaggista! Stai zitto, non mi rovinare! Ti sposo! Sì! Cicina, non ti dimenticare che io sono un onorevole e ho la mia dignità! E non così che da onorevole mi fai diventare lettore semplice tre volte per. Ma questo dove lo metto? Mettitelo nel... buttalo. Anna Vinci ha detto, vero? Conosciamo dei Vinci noi. Vinci. Leonardo, l'imbianchino. Comunque, signora, non siamo parenti. Come mai lei è qui? E tu come la conosci? Ecco, appunto. prova a indovinare. Se tu non me lo dici non lo saprò mai.
Io la conosco, cioè non la conosco, scusi. Io questo non so manco chi è, chi l'ha mai vista? Io adesso la caccio via, deve essere una droghetta, una sbandetta, è venuto a telefonare. Venga, signorina, venga con me. Silenzio, che c'è la marescialla. Che era, succhi me l'orecchio, che mi piace. Ma dai, bello. Adesso, ma cosa dici? Che era, come ti amo. Ma in questo momento... Succhiami l'orecchio, che mi piace. Ma che bambinone che sei. Adesso mi sono arrapeto. Ah, ti è pazzo, signora Scusia. Patrono, cosa sei? Che bambinone. Dunque diceva, chi è lei? Io sono la sua fidanzata. Ecco, mi sento male. La sua fidanzata. La sua fidanzata, la mia. La sua fidanzata. Quella di Cos, come si chiama? Sgarbozzi, il sottosegretario, sì, il sottosegretario. No! Sì. Diciamo così, per ora. Diciamo così, per ora. Sì, perché poi si sposano e diventano marito e moglie, no? Ma non è possibile, no! Come no, veramente? Diciamo così, per ora. Brava! È stato un caso o tu sapevi che io stasera avevo invitato qui Sgarbozzi? Sto male. Ah, bene, così avrò il piacere di conoscerlo. Ma perché? Non lo conosce? No, non lo conosco. Cioè... Non ho capito io. In effetti, ecco... È tutto un intrallazzo politico, non ti posso dire, amore. Centro-sinistra, centro-destra, centro-sud. Ma questa se ne deve andare, io non ce la voglio qui. Certo che se ne va, adesso penso io. Ci trovo una scusa e se ne va. Ma tranquillo, mi conosce. Che era, succhimi l'orecchio, mi piace. Ancora? Sì, un'altra volta. Ma... Succhimi l'orecchio, mi piace, sono rapeto. Ancora? Sì, mi piace. Replay. Ah!